A pochi giorni dall'appello per accelerare i lavori dell'alta velocità ferroviaria da parte delle istituzioni locali, il presidente della regione Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella, un esposto presentato in procura della Repubblica dal comitato che da anni si batte contro questa opera rischia di stoppare i cantieri della TAV in città. Per sollecitare la realizzazione del nodo fiorentino, Giani e Nardella avevano annunciato che presto ci sarebbe stato un incontro con Ferrovie e RFI per ottenere un impegno maggiore. Per noi è fondamentale, sostiene Nardella, non per risparmiare quei 10 minuti sulla tratta Milano-Napoli, che pure sono importanti, ma per liberare i binari di superficie e quindi tutto il pendolarismo toscano. A fargli eco il governatore toscano: andremo con il sindaco a parlare col nuovo amministratore delegato delle ferrovie, aveva detto. In queste ore però si apre un altro capitolo di questa annosa vicenda, l'esposto presentato in procura dal comitato No Tunnel TAV, che ritiene il progetto in contrasto con la normativa vigente. Che manchi la figura del general contractor e della VIA, la valutazione di impatto ambientale, e che persistano rischi per l'ambiente, il patrimonio monumentale ed edilizio. Questa è un'opera veramente vecchia, non si capisce più cosa, come mai la vogliono portare avanti, è irrazionale a questo punto. Già diversi anni fa furono fatti degli esposti che hanno portato a 2 inchieste e al processo che ancora si sta celebrando qui a Firenze. È un'opera che non crediamo faccia bene e che sia piuttosto brutta, ecco.